Dopo circa 50 anni si chiude la vicenda relativa agli indennizi per gli espropri per la realizzazione dell'asse attrezzato Chieti-Pescara. Stamani il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio e l'assessore regionale alle attività produttive Tiziana Magnacca hanno consegnato i primi assegni di liquidazione agli aventi diritto. Il totale degli indennizi ammonta a 14 milioni di euro. Stamani è stata versata una prima tranche pari a 6 milioni 760 mila euro. Abbiamo disincagliato una vicenda alla quale ormai non credeva più nessuno che si sarebbe potuta risolvere e risolvere con soddisfazione piena delle parti, perché non abbiamo dovuto costringere nessuno ad accettare, vuol dire, saldi e stralci magari anche poco rispettosi della storia, delle sofferenze delle famiglie, degli eredi, in molti casi ormai dopo tanti decenni, che hanno subito gli espropri e sui quali si era incagliato questo percorso. I primi 7 milioni sono stati liquidati, ora arrivano gli altri 7 e completeremo la liquidazione di altri, e quindi chiudiamo per sempre positivamente la partita degli espropri. Si riapre anche una riflessione sul futuro del consorzio industriale e della sua possibile assorbimento all'interno di ARAP. Abbiamo la possibilità di ripartire con una nuova progettualità per quanto riguarda le aree industriali della Val Pescara. Il consorzio della Val Pescara, affidato alla gestione commissariale dal 2011, porta a casa un risultato importante che dimezza la situazione debitoria, e abbiamo diciamo da qui a pochissimo procederemo con l'abbattimento di ulteriori 7 milioni di debito, e in pochissimo tempo chiuderemo finalmente in pareggio, chiuderemo la liquidazione del consorzio. Infine, sollecitato dai giornalisti, il presidente Marsilio è intervenuto sulle polemiche in merito alla notte dei serpenti. Noi abbiamo il diritto, oltre che il dovere, di promuovere l'Abruzzo e di creare eventi che facciano conoscere la nostra cultura, il nostro territorio, le nostre bellezze. Vale per la notte dei serpenti, vale per il Giro d'Italia. Nei prossimi giorni avremo il Giro d'Italia femminile, Giro Women, che si concluderà in Abruzzo. Tra poco avremo i mondiali di sport rotellistici. Noi intendiamo far crescere l'Abruzzo e non pensiamo che l'unica cosa che debba fare l'Abruzzo è mettere i soldi nella sanità, perché qualche centinaia di mila euro rispetto a un bilancio della sanità di 2.700 milioni è una goccia nell'oceano.